Signori, grazie di essere venuti oggi. La Cassazione ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata da 3 delle 5 persone arrestate nell'operazione antimafia Family condotta dalla squadra mobile nel paese di Castro Filippo. Il provvedimento riguarda l'ex sindaco di Castro Filippo, Salvatore Ippolito, 53 anni, Angela Laimo, 63 anni e Giuseppe Arnone, di 53 anni. La Cassazione si è pronunciata a pochi giorni dal prossimo 2 maggio, quando si terrà l'udienza preliminare nel corso della quale si deciderà se rinviare a giudizio i 5 imputati, 4 dei quali si trovano rinchiusi al carcere Pagliarelli di Palermo. L'operazione Family, effettuata nel settembre del 2009, fu possibile grazie alle indagini degli agenti della mobile di Agrigento e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Maurizio e Beniamino Di Gati, Ignazio Gagliardo e Giuseppe Sardino. Finito in carcere con la pesante accusa di fare parte della famiglia mafiosa, Salvatore Ippolito lo scorso 28 ottobre si era dimesso dalla carica di primo cittadino di Castro Filippo. Intanto si aspetta la firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sul decreto di scioglimento del Comune di Castro Filippo, già deciso dal Consiglio dei Ministri. Nel piccolo centro dell'Agrigentino arriverà una commissione prefettizia che avrà il compito di governare la vita amministrativa del Comune.